Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò la nuova auto che Rockstar ha rilasciato questa mattina su GTA Online. Quest'auto è la Coil Ciclone, acquistabile sul sito Legendary Motorsport al prezzo di 1.890.000 dollari. Quest'auto è un'auto elettrica, perciò un'auto diversa dalle tantissime altre auto che Rockstar ha rilasciato fino ad ora su GTA Online. Quest'auto contiene due posti ed è un'auto super. Quest'auto è modificabile dove volete, sia allo Santos Custom, sia all'interno dell'officina dell'ufficio, sia all'officina di Bennis e sia all'interno del centro operativo mobile con officina e armeria. Non ci sono modifiche speciali per quest'auto, quindi ovunque modificate quest'auto, le modifiche saranno le stesse che si possono applicare in un Los Santos Custom. Queste sono le 8 livree che possiamo applicare a quest'auto. Una modifica interessante di quest'auto, a mio parere, è il colore rivestimento, ovvero il colore dell'interno. Per la maggior parte delle auto e veicoli che si possono modificare allo Santos Custom, questa modifica non è disponibile. Poi ci sono tanti vari tipi di spoiler e le altre modifiche che si possono applicare a tutte le auto e veicoli. Che dire riguardo quest'auto? A mio parere molto bella esteticamente, però vale la pena acquistare quest'auto per le sue prestazioni? Ho provato quest'auto dopo averla modificata. Devo dire che nonostante si tratta di un'auto elettrica, quest'auto ha delle ottime prestazioni in quanto è manovrabile, banda difficilmente, sempre se ovviamente sapete guidare. La sua velocità è ottima in quanto è davvero molto molto veloce e ha un'accelerazione fantastica in quanto la fermi, quando accelerate l'auto partirà come una scheggia. Sinceramente mi aspettavo di peggio, però devo dire che quest'auto è buona e oltretutto bella esteticamente. Quindi, a mio parere, se avete i soldi necessari per poterla acquistare e modificare, secondo me ne vale veramente molto la pena acquistarla. Oltretutto, quest'auto non ha un prezzo neanche elevatissimo, perché ci sono auto e veicoli che costano molto di più di quest'auto, parlando riguardo al prezzo, senza contare le modifiche, perciò secondo me ne vale assolutamente la pena. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere se avete provato quest'auto, se vi è piaciuta e se l'avete acquistata. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video. Da Orcuve del tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!